Benvenuti a Medisalute TV in pillole. Oggi avremo con noi il professore Francesco Pira, sociologo, giornalista e docente all'Università di Messina. Dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buongiorno. Salve, salve, salve. La prima domanda di oggi prende spunto dalla frase del sociologo Bauman, ossia: il consumismo tecnologico rischia di trasformarci in individui senza storia ed identità. È così, professore? Ma sì, siamo molto proiettati al consumo e soprattutto ormai c'è una piattaformizzazione delle nostre esistenze che ci porta ad essere quasi usati dall'algoritmo più che noi usare le tecnologie. Bauman ha teorizzato la società liquida e in realtà ci siamo trovati in questa società che è liquida, ma è diventata ancora più liquida dopo la pandemia, che siamo stati costretti ad un uso forsennato delle tecnologie, forse non eravamo nemmeno così pronti ad usarle tutte queste ore come tecnologia della sopravvivenza e come soluzionismo al fatto che dovevamo stare chiusi in casa e quindi avevamo perso qualunque tipo di mobilità, ma anche qualunque tipo di frequentazione. Nel suo ultimo saggio, Figli delle app, edito dalla Franco Angeli, lei mostra i risultati di una survey online, La mia vita ai tempi del Covid. Cosa è emerso? È emerso un po' quello che dicevamo prima, cioè una solitudine eccessiva e una fragilità dei nostri ragazzi, la ricerca di profili falsi per raccontare delle storie che invece con la propria immagine e con il proprio nome è preferibile non raccontare, e soprattutto ormai un'avvenuta rivoluzione tecnologica. Tutti hanno uno smartphone, tutti hanno un PC o un tablet, e questo ricorso ossessivo ai profili falsi ci fa comprendere che dietro l'opacità dell'anonimato proviamo a tracciare delle forme di comunicazione diverse da quelle che sono invece le nostre comunicazioni usuali. Devo dire che i risultati di questa ricerca sono fortemente confermati anche da quanto, per esempio, ha detto Fiorello durante una conferenza stampa a Sanremo, che è preoccupato per la figlia quindicenne spesso isolata e chiusa in casa, e anche i dati dell'ultimo report dell'UNICEF che parlano di ragazzi adolescenti depressi e parla anche di tentativi di suicidio costanti. E tutto questo non è sicuramente accettabile, perché c'è di fatto una vera e propria emergenza educativa. Professore, siamo in chiusura. Un'ultima domanda: a chi è dedicato questo libro? Ma il libro è dedicato a tutte quelle persone che hanno sofferto per un uso dissennato delle tecnologie, non un uso consapevole. Penso a tutti i ragazzi che hanno subito cyberbullismo, che sono morti per una challenge, ai ragazzi che hanno subito, o alle ragazze che hanno subito sexting, revenge porn, a chi quotidianamente viene offeso attraverso il body shaming, ma è anche dedicato a tutte quelle persone che invece usano costantemente le tecnologie per riuscire a condividere spazi di libertà, per riuscire a condividere anche cultura, riuscire a condividere anche solidarietà. Ecco, penso che il libro sia dedicato a tutte queste persone e penso soprattutto che sia uno strumento utile per educatori, per genitori, per tutti coloro che credono che un uso consapevole delle tecnologie è possibile e che le tecnologie rappresentano per noi una grandissima opportunità e non devono essere invece un pericolo. Va bene, grazie professore di essere stato con noi in collegamento oggi, e grazie anche a tutti voi che ci seguite sui canali di 7 Gold Sicilia. Arrivederci.